Ciao! Allora, questo finalmente è il mio vlog, come vi avevo già accennato nel mio ultimo video, giusto per fare le chiacchiere, giusto per rompervi un po' le scatole, per aggiornarvi sulle ultime news e per farvi vedere anzitutto qualche acquistino fatto da Avon con la campagna 06, così a titolo informativo perché il pacco mi è arrivato stamane, quindi vi faccio vedere un po' i prodotti che appunto ho acquistato con la campagna 6 e se ho tempo vi faccio vedere anche dei piccoli prodottini che ho finito durante questo periodo, i miei prodotti sì e prodotti no, mettiamoli in questo modo. Siccome ho un sacco di cose da dirvi, parto subito dal primo argomento, cioè il trasloco. Allora, devo dire che il trasloco sta andando abbastanza bene, i mobili sono arrivati tutti tranne la scrivania da mettere nella mia stanza che arriverà tra qualche giorno, spero. Per il resto va tutto bene, il trasloco al momento è in stand-by. Abbiamo deciso di riposarci in questi giorni perché abbiamo passato delle giornate pesanti, in quanto tra il caldo, l'afa, tra questi scatoloni che pesavano un casino e pesano tuttora perché alcuni sono rimasti ancora giù in garage e insomma li metterò a posto quando ho voglia più che altro, tra che l'ascensore tuttora non funziona e quindi vi assicuro che fare su e giù per le scale con questi scatoloni pesanti e calcolate che io abito al quarto piano, insomma, non è il massimo della vita, però piano piano ce la faremo. E quindi, niente, quando metterò a posto il tutto, compresa la mia camera, vi farò appunto vedere la mia nuova stanzetta, in che condizioni è messa, i mobili, i colori, eccetera. Anche se, come potete notare, da questa parte c'è il muro, ok, con la porta bianca. Da quest'altra invece c'è il mobile, vedete, a ponte. Ok, fatto in questo modo, vabbè c'è un po' di casino sul color pesca come vi avevo già accennato nella review sul tour della mia ex stanza, quindi come potete immaginare insomma è molto più piccola rispetto all'altra, però piccola ma accogliente, insomma vi farò sapere sicuramente. Che cosa dire altro? Allora, io sto bene, ho passato, devo essere sincera, alcuni giorni veramente brutti, continuavo a piangere, mi era venuto addirittura il mal di testa e non sapevo cosa fare perché i miei genitori non c'erano, erano in vacanza, ero a casa con il mio fidanzato e la mia cagnolina e non sapevo se andare in pronto soccorso o no perché ero arrivata a un punto che stavo davvero molto male. Questo perché? Perché la mia cagnolina, che ha 15 anni ed è una bassotta tedesca, e per chi ancora non la conosce, perché ancora non l'ha vista, se andate a vedere tra i miei video ho fatto un paio di video barra review insomma su di lei, quindi andate a dare un occhio. Appunto non è stata bene perché continuava a vomitare, a fare la pipì in casa, e calcolate che io in casa ho tutto palché, cioè in sala, nelle due camere da letto, addirittura in cucina. Ebbene sì, hanno avuto questa brillante idea di mettere il parquet anche in cucina, vabbè lasciamo perdere, infatti dobbiamo stare attenti anche quando prepariamo da mangiare, di non far cadere nulla insomma sul parquet, anche perché è molto delicato e bisogna curarlo. E di conseguenza, presa appunto dal nervoso, dalla paura, l'ho portata dalla veterinaria, la quale pensava si trattasse di un'infezione all'utero. Quindi per maggior informazioni diciamo che le ho fatto fare degli esami. Infatti sono andata più volte dalla veterinaria, non vi ho voluto dire nulla proprio perché volevo degli accertamenti, delle conferme, ecco. Quindi il primo giorno ha fatto di tutto e di più, è stata bucata così talmente tanto che io mi sono spaventata e ho detto basta, non bucatela più, perché il mio cane non è stata mai così bucata come quel giorno, perché vi spiego, ha fatto prelievi del sangue, punture con flebo con dentro delle vitamine, poi ha fatto le punture di antibiotico, ha fatto punture con dentro non so che cosa, quindi fate un po' voi, vabbè ha fatto gli esami delle urine, aveva provato la febbre ed era abbastanza alta, e poi aveva fatto anche una lastra. In tutto 110 euro e vi assicuro che io non ho mai speso così tanto per la mia cagnolina, anche perché fortunatamente non mi ha mai causato problemi, grazie a Dio. Quindi niente, sono andata altre due volte poi dalla veterinaria per fare così delle visite, giusto per vedere un po' come stava il cane, in che condizioni era. Mi ha prescritto un paio di confezioni di antibiotici, una diversa dall'altra, da prendere una due volte al giorno e l'altra una sola volta al giorno,
Devo dire che le sta prendendo, io furba, burlona, le mischio insieme al mangiare e devo dire che adesso mangia tutto, mentre quando era più piccola, siccome era più furba di me, insomma, quell'età poi non so come mai è cambiata, vabbè. Cosa faceva? Mangiava il suo mangiare, il suo cibo e gli antibiotici li scartava. Stronza, comunque. Vabbè, a parte questo. E niente, poi l'ultima volta sono andata più che altro per fissare un'ecografia all'utero. Questa ecografia l'ho fatta, anzi l'ha fatta, l'ho portata e l'ha fatta il 1° agosto, quindi la dottoressa le ha rasato la pancia, infatti è senza peli, poi ve la faccio vedere giusto per così rompere un po' le scatole a lei, anche perché adesso come adesso sta dormendo a pancia all'aria come un animale, come una porca. E quindi niente, da quell'ecografia la dottoressa mi ha detto che ha l'utero a rischio, comunque c'è questa infezione all'utero ed è a rischio. All'interno ci sono un po' di cisti e la cosa che mi ha fatto pensare di più è questo nodulo benigno che ha sulla parte destra, che io sinceramente non pensavo nemmeno. Di conseguenza la veterinaria mi ha consigliato di procedere con un intervento chirurgico. Anche perché nonostante ha 15 anni mi ha detto che gli esami del sangue vanno bene, tranne i globuli bianchi perché sono sballati proprio perché ha questa infezione appunto in corso. Ha provato il cuoricino, ha controllato i reni, ha detto che comunque è tutto a posto, quindi potrebbe sopportare un intervento di questo tipo, anche se sappiamo tutti, cioè ne siamo a conoscenza, che sappiamo come entra il cane. Non sappiamo come ne esce dall'operazione e se esce da questa operazione proprio per l'età. Quindi non lo so, io ho parlato con i miei e abbiamo deciso che a settembre le faremo fare questa operazione. Non prima perché ad agosto i miei lavorano, io sono a Dublino, quindi non c'è nessuno che può starle dietro dopo l'operazione, quindi durante il suo periodo di convalescenza. Mentre a settembre magari un po' io, un po' i miei genitori ci alterniamo. Stiamo a casa da lavoro e la curiamo, ecco. Oppure, come alternativa, se non la vogliamo operare, ci sarebbe da fare una cura antibiotica da prendere praticamente a vita. Io sono un po' contraria, devo essere sincera, perché gli antibiotici si fanno effetto magari per mesi, magari anche per anni, però dopo un po' sono comunque delle cure palliative, dopo un po' non fanno neanche più effetto, perché gli animali sono un po' come le persone. Vi dico la mia esperienza. Io ho preso per anni, per 5-6 anni, il solito antibiotico Augmentin, avete presente? Ok. L'ho preso per un po' di anni, un mese sì, un mese no, a volte capitava 2 mesi sì, un mese no, perché avevo una ciste all'inguine, che era un pelo incarnato da togliere, però siccome avevo e ho tuttora comunque la paura dell'ospedale, delle punture, delle siringhe, ho sempre evitato. E continuando a prendere appunto questi antibiotici. All'inizio mi facevano effetto, dopodiché no, alla fine gira e rigira, insomma sono stata operata, anche se poi ho fatto un'operazione del cavolo con un'anestesia locale, però comunque sono sempre stata operata, anche se poi anziché avere una sola ciste ne avevo altre quattro, tutte nascoste, e quindi anziché fare un taglietto così mi hanno fatto uno sbrego tanto con 12 punti. Giusto per darvi un'idea, ecco, io la penso in questo modo. E quindi niente, lei ora come ora sta abbastanza bene, ecco. Vabbè, per motivi di età, ecco, fa fatica a sentire, a vedere. Gli è venuta la cataratta, infatti vi faccio vedere poi gli occhi, ha una patina bianca proprio perché ha la cataratta, ha problemi di ossa, ha la zampina anteriore sempre così, quando poi la lascio sempre sola perché quando è con noi non ha questi problemi. Si zoppica un po' perché ha problemi di artrite, però quando la lasciamo soprattutto da sola, che magari io vado a lavorare, i miei genitori escono, quando torniamo a casa ha questa zampina alzata come per dire guarda che mi avete lasciato da sola a casa, mi fa male la zampina, curatemi e non lasciatemi più a casa da sola. E quindi insomma ci sono un po' di problemini, spero che si risolvano il più breve possibile, anche perché per me è davvero un'angoscia. E quindi niente, dai, ve la faccio vedere. Scusate per il disordine, però ve la faccio vedere. Allora, ok.
Eccola qui, non spaventatevi, ok? Allora, questo è il suo pancino rasato, proprio perché ha fatto questa ecografia. Quell'asciugamano giallo è di Bottega Verde che io utilizzavo per la palestra, però siccome i suoi asciugamani sono tutti da lavare, proprio perché continuava a fare la pipì per terra, insomma un po' macello, usa quello, poi lo devo disinfettare tutto nella lavatrice. Ed è lei. Sì, ma gira, che amore. Oh, eccoti. Ah, vita mia. Guardate gli occhi, vedete che ha i puntini bianchi dentro? Lei quando vede la videocamera o quando vede una macchina fotografica si gira perché non si vuole far vedere. È un po' come il mio fidanzato, è timido. Girati, amore. Dammi un bacino. Dammi un bacio. Ma dammi un bacio. Dammi un bacio. Vieni qua. Oh. Tiffany, oh, e cacchio, girati, vieni. Niente, vuole stare così. Ha un po' sonno, poverina. E vabbè, comunque lei, se andate a vedere due video che ho fatto in passato, comunque la vedete meglio. Adesso è così distesa come un animale. Appunto, è un animale, ma comunque, ah, ce l'ho fatta. Comunque vi farò sapere. Tra l'altro, Celtica77, che è una mia iscritta, mi aveva chiesto nella mia home page, e se andate a vedere proprio sul mio canale, nella pagina principale, c'è appunto il suo commento, dove mi chiedeva di fare un appello attraverso un video riguardo l'argomento abbandono dei cani. Allora, devo dire che questa ragazza mi ha preso in un momento sbagliato, anche se questo video, questa tipologia di video, la volevo fare già a giugno, ai primi di giugno. Però vabbè, per impegni di lavoro e altre cose, insomma, non sono riuscita poi a farlo. Io vorrei evitare di fare questo video, anzitutto perché appunto se inizio a parlare di cani la testa va. E sinceramente fare video è un modo, diciamo, per svagarmi, no? Da una serie di problemi, come ad esempio la mia cagnolina. Inoltre io non sono per niente brava con le parole, come avete notato. E terzo, penso che su YouTube ci siano ragazze che hanno fatto dei video molto molto belli riguardo l'abbandono dei cani, soprattutto di Lichicca e De Marzia. Sono stati due video assolutamente favolosi, molto commoventi. Poi sono una persona molto sensibile, quindi queste cose mi prendono, ecco. Mi è piaciuto soprattutto Marzia, perché lei ha un bassotto uguale alla mia, a pelo corto, solo che il suo è un maschio ed è piccolino, la mia invece è una femmina ed è una nonnina in sostanza. E mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto anche quello di Lichicca, più che altro per quello che ha detto, le sue parole mi hanno colpita molto. E io che cosa posso dire? Io mi rivolgo più che altro a quelle persone stronze che hanno il vizio di abbandonare i cani in estate per andare in giro, in vacanza, per andarsi a divertire. Se volete abbandonare il vostro animale a quattro zampe, piuttosto rivolgetevi presso i vostri veterinari di fiducia, andate presso i canili, pensioni, ci sono le pensioni, diciamo, base, ma anche pensioni di lusso. Non abbandonateli per la strada, perché anche loro hanno voler volare un'anima, un cuore, hanno dei sentimenti, ed è un peccato lasciarli così alla spera in Dio per le strade. Non è bello. Io tra l'altro, cambiando casa, diciamo che qua vicino, anche i miei vicini di casa hanno comunque dei cagnolini. Ho trovato dei cagnolini abbandonati, soprattutto uno in particolare mi ha proprio colpita. Era un Labrador, parlo al passato perché purtroppo è morto, e andando in un supermercato l'ho trovato praticamente disteso sul ciglio della strada, pieno di sangue. Il Labrador è una razza che io adoro, mi piace tanto, anche perché sono molto giocherelloni. E mi ha fatto una brutta impressione con tutte queste api, vespe, mosche. È stata una cosa veramente molto molto brutta, quindi rivolgetevi appunto presso le strutture apposta che ci sono per i cani. In questo modo non è che si sentiranno a casa, però insomma è sempre meglio stare magari in un canile piuttosto che fuori così per le strade, dove c'è di tutto e di più, ecco.
Tutto qua, io non voglio dilungarmi più di tanto, anche perché non so più cosa dire, mi dispiace Celtica, ma questo è tutto. Però ecco, è un piccolo contributo che ho voluto dare anch'io, ecco. Tutto qua. Ad ogni modo vi farò sapere tutto sullo stato della mia cagnolina, magari anche qualcos'altro riguardo la casa e il trasloco verso settembre. Anche perché poi ad agosto vado via a Dublino, poi vi dirò tutto all'interno di questo video più avanti. Voglio farvi vedere dei piccoli acquisti che ho fatto con Avon, con la campagna 06. Devo dire che anche questa volta, nonostante ho preso delle cose in promozione, sicuramente molto meno, ho speso molto meno rispetto alle altre volte, non so, ho pagato di più, ho speso 103 euro. Boh, vabbè, vi faccio vedere alcuni prodotti per il corpo, che io ancora non ho provato perché, ripeto, questi prodotti mi sono arrivati stamane, quindi non ho avuto modo di provarli. Comunque ho preso questo deodorante antisudorale con agenti illuminanti a 2,25 euro della linea Skin So Soft da 50 ml con scadenza 24 mesi. Ok, l'ho preso col consiglio di Valentino 89 Kiss 1, penso vale sia questo. Fammi sapere casomai con un commentino, ha il tappo sul rosa, quindi credo sia questo che avevi consigliato nel tuo video review sui prodotti Avon, fammi sapere. Poi a 5,95 euro ho voluto prendere della linea Nail Experts da 50 ml, questo diciamo quick dry, è un asciugasmalto con l'erogatore, ok? È un asciugasmalto rapido da utilizzare appunto sullo smalto a distanza e in questo modo dovrebbe asciugare meglio e in modo rapido lo smalto, vi farò sapere. E ha scadenza anche questo 24 mesi e appunto vi farò sapere più avanti. Poi ho voluto prendere due prodotti perché c'era una promozione che se prendevo un prodotto per i piedi a prezzo pieno a 5,95 euro ne avevo un altro non in omaggio ma a 1 euro. Quindi ho voluto prendere appunto a 5,95 euro questo prodotto che in sostanza è una mousse per i piedi al burro di karité da 150 ml con una scadenza 12 mesi. Lo proverò e vi farò sapere. Io al momento sto utilizzando questo qui di Bottega Verde della linea Eco Bio con burro di karité e olio di gnaouli, col quale mi sta trovando molto bene. Sono già arrivata, come potete notare, a metà. E l'altro invece a 1 euro, quindi in tutto ho speso 6,95 euro con questi due prodotti. Ho voluto prendere anche un prodotto da 75 ml con scadenza 12 mesi ed è una crema per i talloni. Qua c'è scritto, ora ve lo leggo, migliora l'aspetto della pelle inaridita e ruvida grazie ad un'azione idratante efficace per oltre 24 ore. Boh, vi farò sapere. Poi con un'altra promozione ho voluto prendere due profumi, o meglio, se prendevo un profumo a prezzo pieno ne avevo un altro non in omaggio ma a 12 euro. Allora, quello a prezzo pieno è questo, l'Eternal Magique, che è un, aiutami cade tutto, un 50 ml ed è un eau de parfum, cazzata, eau de toilette, comunque il packaging si presenta così. Molto molto carino, all'interno contiene vaniglia e muschio, molto buono, ottimo per il periodo invernale. L'altro invece ho pagato solo 12 euro, questo qui 30,50 euro, non so se l'ho detto prima, comunque. Tra l'altro nella campagna 07 e forse anche nella 08 questo profumo viene 15 euro, ho fatto un po' una cagata però vabbè fa niente. Quello a 12 euro e questo si chiama Rare Gold, è uno dei parfum, sempre da 50 ml credo, sì. E è stato un consiglio che mi ha dato la mia responsabile di zona, molto carina, è sempre lei, Barbie, Barbara, che saluto, ciao, anche se non stai vedendo questo video, ciao. Vabbè, packaging si presenta in questo modo, lo consiglio più che altro per le ragazze più grandi, per le donne mature, in quanto è molto forte, molto intenso, quindi ottimo per il periodo, anche questo, autunno-inverno. Poi sicuramente farò il video sui profumi autunno-inverno che farò, penso, tempo libero permettendo, verso ottobre, più o meno, ottobre, massimo, 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 novembre, ve lo prometto. Magari questo tipo di video lo farò dal mio fidanzato, così ho anche più spazio, più che altro per questioni di comodità. Poi passiamo ai prodotti di make-up. Ho
voluto prendere una cipria a 8,95 euro, mi pare. Si chiama Ideal Shade, questa è la linea ed è una cipria compatta da 10 grammi. Si presenta così, con la scritta appunto Avon, carino il packaging, molto professionale. C'è questo specchiettone e questa è la mia videocamera nuova, ecco perché mi vedete un po' ballerina, più che altro è perché appunto sto registrando quella videocamera nuova. Casomai fatemi sapere come la trovate, scusatemi se balla un po', però è la mia prima volta che uso questa videocamera. Fatemi sapere casomai anche i colori, se si vedono o non si vedono, boh. Comunque vabbè, ha SpongeBob, come lo chiamo io, vabbè, il cosino per applicare la cipria, e questo è il colore. Quando finirò la mia preferita di Kiko, che è la cipria compatta micronizzata numero 101, che vi ho fatto vedere anche nella review sulla mia base estiva, proverò questa e vediamo un po' com'è. Poi ho voluto prendere per gli occhi una matita della linea Ennio, Mi piaci tu www, che è la mia linea preferita. Ok, questa è la Black, è una matita nera, contorno occhi. Credo dovrebbe andare bene anche all'interno dell'occhio, però non lo so, si presenta così. Da una parte ha appunto la matita nera, non ve la svuoce perché tanto è nera, e dall'altra parte ha lo sfumino, pagata 6 euro e qualcosa. E poi a 4,25 euro l'uno ho preso 4 matite per le labbra della linea Glimmer Stick. Ce n'erano 4, le ho volute prendere tutte e 4, crepi l'avarizia. Devo dire che sono molto carini, i colori sono molto belli. Allora, la prima, ve li sboccio, si chiama Rich Ginger, ok, ed è questo bellissimo colore. Sta andando via la punta, comunque è un marroncino, ok. La faccio vedere, forse ce la posso fare. Poi l'altra si chiama Red Brick, Brick comunque, ed è molto bella, di questo colore qui, che è un rosso abbastanza intenso, tendente a un color ciliegia. Eccolo qua, è questo. Poi forse ce la faccio, aspettate, piano piano, parole mie. L'altro si chiama Pink Bouquet, che invece è un rosa bello, bello intenso, fatto così. Devo dire che poi sono comode, non necessitano di temperino, sono molto molto carine. Sono morbidissime, quindi bisogna stare anche attenti, altrimenti la mina va via. E questo qui. E l'ultima invece, Mystery Move, che invece si presenta in questo modo. Ok, anche di questa vi faccio un piccolo swatch. Eccolo qui. Dai, i colori si vedono abbastanza, nonostante ballerina, comunque. Ok. Ultima cosa che ho preso da Avon, che per me è stata la più grande cagata della mia vita, a 10,90 euro borsa. Allora, da qui sembra una gonnellina, in realtà si presenta così, è una borsa tracolla sul grigio scuro. Pensavo dalla campagna 06 fosse un tantino più capiente, in realtà no, però vabbè, fa niente. Comunque si apre, dentro non ha nemmeno uno scomparto per mettere magari il cellulare, cose preziose. E niente, è carina da un lato perché c'è questa particolarità appunto delle frange, però per il resto vedete, proprio misera. Boh, vabbè, tanto uno dice per 10,90 euro, però sti cazzi, cioè per 10,90 euro andavo alla Mac Abbigliamento, dove di solito prendo le mie borse. Ne prendevo una tipo formato famiglia, tipo borse da discarica, perché come avete notato io adoro le borse proprio quelle enormi, dove dentro ci metto il mondo, però vabbè, comunque questa qui non è che mi è piaciuta tantissimo.
Il regalo, la mia appunto responsabile di zona mi ha voluto regalare questo portamonete, diciamo, molto carino, ha questa zip e mi piace, me l'ha voluto regalare perché ha detto che io sono un'ottima cliente, quindi insomma ogni tanto a lei piace fare questi regalini, insomma, soprattutto a me perché spendo ogni volta un capitale. Ok, ho 5 minuti a disposizione, vi faccio vedere così in linea generale i vari prodotti che ho finito in questo periodo. Anzitutto, primo prodotto è il fondotinta Soft Touch Mousse di Essence Makeup, il numero 02 Matte Beige. Ok, molto buono. Più che altro questo prodotto lo utilizzo quando capita, rare volte, non in continuazione, non tutti i giorni perché mi provoca dei piccoli brufoletti poi sulla pelle. Devo dire che ha una buona coprenza, una buona tenuta, va anche ad opacizzare la pelle e rende l'incarnato uniforme, quindi consigliato, costa poco e devo dire che è molto valido se chiaramente lo si utilizza poche volte, ecco, non in continuazione. Poi, altro prodotto per invece il corpo che ho finito è questo, che è un prodotto di Avon della linea Sun, After Sun, è una crema dopo sole da 200 ml, come potete notare è finita, quindi bye bye. Devo dire che è molto buona, idrata bene la pelle, l'ho messa anche nella review sui prodotti top consigliati per l'estate per quanto riguarda l'igiene personale. Devo dire che appunto idrata, rende la pelle morbida, un profumo delicato e nonostante è una crema dopo sole la si può utilizzare anche come crema quotidiana, come ho fatto io, tutti i giorni, quindi dopo la doccia, dopo il bagno, molto buona. Poi, altro prodotto finito è questo di Marco Viti, è un deodorante senza alcol, me l'ha preso mia mamma in farmacia a 5 euro perché era in promozione ed è un 100 ml, devo dire che è molto buono, è in odore, qua c'è scritto che è senza alcol, è ideale per le pelli sensibili anche appena depilate, contiene la vitamina E, antiossidante, e un antibatterico che impediscono la degradazione del sudore in cattivo odore. Mi piace tantissimo, io l'ho provato anche dopo appunto la depilazione sotto le ascelle, non mi ha causato problemi e mi piace davvero tanto, non so se lo trovo ancora in farmacia, ma sicuramente se ci faccio un salto vedo di trovarlo perché è molto molto buono. Poi infine ho voluto finire due profumi che sono questi. Allora, il primo è il Dreaming di Tommy da 30 ml di Parfum, che di solito nelle profumerie costa all'incirca sui 30-32 euro un 30 ml, molto molto buono, è un profumo invernale perché è molto dolce, anche se è un profumo fruttato vi assicuro che ha una buona tenuta, è molto intenso. Però lo dovevo finire per forza di cose perché era da anni che l'avevo nella mia ex cameretta, sparso non so dove, insomma ce l'avevo in una borsettina chissà da quanto tempo, quindi l'ho voluto smaltire. E l'altro è il maledetto profumo di Yves Rocher, il Pur Désir de Lilla da 60 ml, ce n'è ancora un po', anzi lo finiamo perché ultimamente lo sto usando anche come deodorante per l'ambiente perché lo sto odiando questo profumo. Dai, vabbè, quasi finito, tanto lo butto, anche perché la collezione di profumi purtroppo non posso continuarla a fare in quanto ho poco spazio nella mia cameretta, non mi piace, non ve lo consiglio, non ha una buona tenuta, bocciato. E poi per il resto abbiamo finito, io qua mi sto praticamente bevendo litri e litri di acqua Brio Blu, mi piaci tu, I love you, mi piace davvero tanto, questa è leggermente frizzante, anche di notte sto bevendo tanto, però piscio poco, boh. Vabbè ragazze, questo è tutto, io tra qualche giorno parto, vado a Dublino, yeah, finalmente vado a staccare un po' la spina perché non ce la fo più, starò via 2 settimane, quindi per 2 settimane ragazze non riuscirò a fare video e magari vedo se riesco a connettermi perlomeno su Facebook e su YouTube giusto per rispondervi alle vostre domande. Se vedete che non vi rispondo non è perché sono cattiva, è perché non riesco, ecco.
Vi risponderò appunto quando torno, ossia i primi di settembre. Cercherò di iniziare a fare qualche video, tempo libero permettendo, anche perché ho già preso alcuni impegni di lavoro, congressi, meeting, dei corsi di aggiornamento, un po' un casino, appuntamenti con i clienti. Quindi, insomma, quando avrò un po' di tempo, sicuramente mi farò vedere. Se farò qualche acquisto, vi farò un video a parte. E che cosa dire? Mi sembra di avervi detto tutto. Sì, basta. Continuerò, ecco, a settembre a fare video. Sicuramente continuerò a fare tutorial di richiesta, anche se non sono una makeup artist, però ci provo e fare tutorial mi diverto un casino, perché io sono una ragazza che appunto si diverte a fare tutorial con gaff. Anche in questo video ho fatto gaff, ma chi se ne via alla fine. E farò delle review anche di richiesta, tipo Kiko, Essence, video tag di richiesta. Farò sicuramente il video di richiesta fatto da Anto, la mia amica che saluto, un attimo, un grosso beso, la quale appunto mi chiedeva di fare il video sulla mia collezione di borse. Quello lo farò, non so quando, tranne il video sui miei accessori, quindi il video sulle collane, bracciali no perché ne ho ben pochi, collane e orecchini, perché non so dove sono, saranno giù in garage assieme agli altri cartoni, scatoloni con dentro di tutto e di più. Magari saranno video che farò, penso, quell'anno nuovo. Farò sicuramente dei trucchi per la scuola, per l'autunno, per l'inverno, trucchi per Natale, per Capodanno. Quindi farò tutto, insomma, da settembre in poi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere magari con qualche commentino cosa ne pensate. Io vi auguro delle buone vacanze, sia per chi rimane in città per motivi personali, ecco, ma anche per chi va in vacanza. Mi raccomando, riposatevi. E quindi niente, ragazze, io vi mando un grosso beso e vi saluta anche la mia cagnolina, che qua adesso si è girata, guardatela, ma guardatela, vabbè, allora è che è storta, ma guardatela quanto è bella, mamma mia. Ah, scusa, non volevo, scusa, 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 amore mio. Ah, mi dimenticavo una cosa, volevo dirvi che la mia cagnolina, riguardo all'abbandono dei cani, la mia cagnolina ha viaggiato tanto, è una gran viaggiatrice, perché ogni qualvolta andavamo in Puglia, anni e anni fa, lei è sempre venuta con noi in macchina. Ho fatto appunto dei viaggi lunghi sia in Puglia, ma anche quando andavamo in Germania dalla sorella di mia madre. Chiaramente durante questi viaggi lunghi facevamo delle soste per farla bere, mangiare, faceva la sua pipì, la sua pupù, faceva di tutto e di più. E devo dire che l'abbiamo sempre portata con noi e non ci è neanche passato il bli 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 di portarla ai canili o di abbandonarla, soprattutto assolutamente. Anzi, in quest'ultimo periodo, visto e considerato che è diventata una nonnina, insomma, come dire, ci alterniamo io e i miei genitori. Infatti loro sono andati via a luglio. E io e mio fidanzato abbiamo curato la cagnolina. Infatti ogni qualvolta ci spostavamo, ce la siamo sempre portati dietro. L'ho portata anche a fare un giro nella taverna del mio fidanzato, un posto nuovo per lei perché non l'aveva mai visto. E siccome i miei sono tornati da poco, tra qualche giorno andremo via noi a Dublino e quindi il cane se lo ciucceranno loro e se lo cureranno loro, insomma, un po' per uno non fa male a nessuno. Io vi rimando un grosso beso e sicuramente io e la mia cagnolina, spero, ci vedremo a settembre o comunque i primi di settembre. Ciao!